Buongiorno, dottor Pontoni. Volevo chiederle un consiglio. Mia moglie sta provando degli apparecchi acustici da una nota azienda e il suo problema è che da un orecchio non riesce a sentire quasi niente anche quando indossa la protesi, mentre dall'altro riesce a sentire decisamente meglio con la protesi. È il caso di prenderle per entrambe le orecchie o solo per il lato dove sente meglio? Le auguro una buona giornata, Antonio. Caro Antonio, la situazione ovviamente è più complessa, non è facile rispondere sì o no, prenda per due orecchie o per un orecchio, perché solitamente ad esempio da noi facciamo un'ora e mezza di visita per avere un'idea chiarissima su tutto quanto, su qual è la strada da percorrere, qual è il modello, qual è il percorso da fare. E da queste poche informazioni è difficile, però siamo qua. Cerchiamo comunque di estrapolare per esperienza quale potrebbe essere la situazione. Allora, la signora da una parte sente, dall'altra no. È un problema audiometrico, quindi il suo quadro audiologico ha un orecchio che sta discretamente bene, mentre l'altro è estremamente basso, è perso all'80-90% se non oltre. Allora, è ovvio che in questa situazione avremo non tanto un discorso di volume, perché come volume le tecnologie di oggi possono darci veramente tanto volume. Avremo però un orecchio che riuscirà a capire abbastanza bene, mentre dall'altra parte avremo un orecchio estremamente compromesso che farà molta più fatica a capire. In questa situazione qua, se la differenza tra le due orecchie non è esagerata, per dire proprio dei numeri, non deve superare il 65%, i 65 decibel in realtà. Se la differenza non è esagerata e tutte e due le orecchie, diciamo, sono protesizzabili, quindi potrebbero avere dei benefici con gli apparecchi, anche se abbiamo meno risultati, bisogna assolutamente percorrere questa strada delle due protesi. Non ci piove, è assolutamente importante questa cosa qua. Non avremo mai risultati da entrambe le parti allo stesso livello, ma almeno riusciamo ad avere una certa stereofonia, riusciamo ad avere un equilibrio, riusciamo magari a sentire quel decibel in più che ci permette di capire quella lettera, quella parola in più durante una conversazione, riusciamo ad avere una miglior direzionalità, insomma, riusciamo ad avere un sacco di vantaggi lavorando con entrambe le orecchie. Provate a pensare, signor Antonio, provi a pensare a andare in giro con un occhio solo è tutto un po' diverso, è tutto sfasato. No, non stiamo lavorando in equilibrio. Ok. La situazione invece non è questa? Le audiometrie sono di entrambe le orecchie sono allo stesso livello? Ok, abbiamo un'altra situazione. Gli apparecchi sono gli stessi? L'audioprotesista sta lavorando allo stesso modo con entrambe le orecchie? Beh, magari ci può essere semplicemente un guasto. Magari uno dei due apparecchi, quello dove sente meno, magari può essere tappato. Tutte cose che inizialmente uno può dire, ma no, sono nuovi, invece credetemi, sono cose che capitano piuttosto spesso, soprattutto all'inizio, che è in quella fase ancora dove bisogna prendere un po' di esperienza con gli apparecchi acustici, dove non si sa bene come muoversi e dove possono venire fuori queste problematiche. Il classico, questa è la situazione del classico filtro paracerume tappato, ok? Dove ovviamente dobbiamo semplicemente andare a cambiarlo. Poi un'altra cosa che non emerge dalla domanda. L'otorino ha prescritto due apparecchi o ne ha prescritti uno? Stiamo lavorando come giusto fare o come detto prima, l'apparecchio dove la signora non sente molto bene, magari è un apparecchio dove effettivamente non si può fare assolutamente nulla con l'apparecchio. Altre cose. Immagino ne abbia parlato con il suo audioprotesista che vi sta seguendo, però se mi fa questa domanda, evidentemente magari sono sfuggite certe cose. Può essere che, come immagino, se c'è una differenza anche abbastanza importante tra le due orecchie, si inizia a lavorare con un certo volume e si continua a dare del volume nel tempo
piano piano, soprattutto nell'orecchio più danneggiato, soprattutto se questo orecchio non sente da tanto tempo. Questo orecchio potrebbe avere enormi difficoltà a ricevere dei suoni dove non è abituato da chissà 10, 20, 30 anni a non sentirli. E quindi magari prima di arrivare al 40% del volume, al 50, 60, 70% del volume e così via, avremo bisogno semplicemente di tempo. Non so benissimo, non posso sapere qual è la situazione della moglie, ma sono tutte cose che può tranquillamente chiedere all'audioprotesista che vi segue. Se non vi dà delle risposte adeguate, non siete sicuro, non rientra un po' in questa analisi che abbiamo fatta, beh, una cosa che potete tranquillamente prendere in considerazione è cambiare professionista. Per fortuna ce ne sono tantissimi in Italia, tantissimi sono veramente bravi e preparati, non c'è nulla di male a semplicemente provarne un altro. Signor Antonio, buona giornata e le auguro il meglio per lei e per la signora.